atleta, un artista e un amico della Valle del Serchio. È stata inaugurata a Barga, più esattamente nella vicina frazione di Ponte di Catagnana, una personale di pittura di Riccardo Bertoni, che ha sempre condiviso la passione per la pittura con quella del nuoto, in quanto è stato olimpionico di tuffi a Roma nel 1960. Bertoni, prima come villeggiante e poi come residente attivo nella comunità barghegiana, è da considerarsi un cittadino doc a tutti gli effetti. Sono stati tanti gli amici e appassionati che hanno voluto salutare l'apertura dell'esposizione, realizzata peraltro in un luogo piuttosto insolito, all'interno del ritrovo La Sosta dei Diavoli. E l'ho scelto perché è un ritrovo molto carino, caratteristico, frequentato dalla gente di Barga, dalla gente bene di Barga, e mi è piaciuto farlo qui. Per cui da oggi sarà possibile cenare o semplicemente brindare osservando i quadri di Riccardo Bertoni, che raccontano tanto nostro territorio, ma non solo. Da Livorno a Barga, io sono livornese, quindi il mio primo quadro che è in alto con la barca rappresenta la mia Livorno. E poi ci sono quadri di Barga, il territorio di Barga che adoro, che amo e che ho vissuto sin da quando ero bambino, ci venivo sempre in villeggiatura a Barga, ora ci sono di casa. Oltre ad appassionati ed amici, anche la presenza del vice sindaco Caterina Campani, che nel suo intervento ha sottolineato come Riccardo Bertoni sia un punto di riferimento artistico per tutta la comunità. Riccardo Bertoni, molto conosciuto qui da noi e da molto tempo, mette a disposizione per tutta la comunità la sua passione per l'arte, in particolar modo per la pittura, e oggi questa iniziativa assume un sapore particolare perché è allestita all'interno del ristorante di questa piccola frazione del comune di Barga, che però è molto accogliente e piena di vitalità.